Mandarmino è stata un'amica, una cittadina di Roma, e il sindaco Roberto Gualtieri ha voluto omaggiarla concedendo il suo luogo più prestigioso, insieme con l'amministrazione, vale a dire la sala della protomoteca. Ne ricordiamo la grande umanità, la simpatia, l'ironia, ma certamente stiamo ricordando una delle più grandi attrici italiane del secondo Novecento, che ha legato la sua vita e la sua esperienza professionale ai più grandi registi che fanno la storia del nostro cinema, a partire naturalmente da Federico Fellini, dal sodalizio con Federico Fellini, dall'aver fatto parte di quel capolavoro della storia del cinema che è 8 e mezzo. Roma farà di tutto per ricordarla, perché la sua storia, la sua biografia, il suo passaggio qui nella terra merita di essere ricordato.